Siamo nel laboratorio della Gipsoteca dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, che è una delle istituzioni più antiche tra le accademie d'Italia. Siamo posizionati al nord della Toscana e siamo una delle due realtà di alta formazione artistica e musicale toscane, assieme all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Qui diciamo che è il laboratorio dove i ragazzi di scultura formano le proprie opere e imparano una tecnica antica che è quella della formatura in gesso, sia dal punto di vista dei calchi dal vero come riproduzione sia a tasselli che in calchi di gomma siliconica per poi insomma, trasformare le proprie opere in marmo oppure direttamente in bronzo. L'Accademia ha compiuto 250 anni dalla sua fondazione, è un'Accademia molto radicata in ambito nazionale e internazionale, infatti i nostri studenti, che abbiamo circa 900 studenti, provengono per maggioranza dal resto d'Italia e per più del 50% dal tutto il resto del mondo. È un'Accademia molto formativa, legata in qualche modo sia alla tradizione ma anche alle nuove tecnologie. Abbiamo una formazione che dà a 360 gradi, pittura, scultura, decorazione, incisione, nuove tecnologie dell'arte, in cui specialmente i ragazzi di scultura, oltre che manipolare creta e materiali antichi come il marmo, in qualche modo può approdare a una progettazione fatta su computer, su 3D, tutto quello che è una programmazione di AutoCAD e una programmazione di modellazione digitale. Abbiamo un'isola robotica che ci permette anche di fare un'ulteriore formazione con gli studenti e questo ci porta un po' all'avanguardia un po' delle accademie internazionali. Questo non vuol dire essere troppo legati alla formazione, ma stiamo rilanciando molto, abbiamo anche dei bienni di scultura digitale, di cinematografia. Dal prossimo anno stiamo cercando anche di avere un triennio approvato sulla cinematografia. Un intersecare di formazione su cui chi frequenta l'Accademia di Carrara si decide di iscriversi può fare esperienze anche di carattere annuale e cogliere input e cogliere, come posso dire, proposte e liberarsi la mente per la propria creatività. La nostra Accademia accompagna fino alla fine del percorso gli studenti procurando mostre, cercando di in qualche modo già di attivargli un'attività artistica e metterlo in questo mondo espositivo, facendogli conoscere in qualche modo gli storici dell'arte, i critici, e entrare un po' almeno minimalmente in questo circuito. Tutto questo è congeniale a loro perché fanno residenza, ad esempio ora a settembre manderemo un gruppo di 7 ragazzi nell'Accademia di San Pietroburgo per una residenza e riusciamo a farli girare a livello internazionale. Questo per loro è una cosa importantissima, ma veramente importante, perché hanno un'opportunità di confrontarsi anche con altri studenti a livello internazionale e riescono sicuramente con i rapporti, riusciranno a intraprendere una carriera espositiva di grande rilievo. L'Accademia non è soltanto un luogo di formazione, ma anche un luogo di proposta artistica. Noi facciamo e cerchiamo di realizzare e con i contatti con i maggiori artisti nazionali e internazionali dei progetti. Abbiamo avuto Maurizio Catelan, di cui è stato nostro professore onorario, in cui Maurizio ha creato per l'Accademia e per gli studenti, ha creato un progetto appositamente e qui ha dato una borsa di studio, ricordiamo, di 30.000 euro per gli studenti che sono riusciti a partecipare con le loro bellissime opere. E siamo riusciti a avere una lezione magistralis da Jeff Koons. Non è da tutti, devo dire. Noi abbiamo avuto una grande soddisfazione, anche perché sono cose che sono rimaste dentro la pelle degli studenti, hanno avuto questa occasione di parlare, confrontarsi con grandissimi maestri che non sono accessibili a tutti, perché sappiamo che sono in un circuito internazionale, hanno programmi giornalieri ed è molto difficile. Siamo riusciti ad avere la loro disponibilità, questo anche per la serietà di come si pone l'Accademia delle Belle Arti sia sul territorio ma anche a livello internazionale. Insomma, le cose
vengono fatte ad altissimo livello, ma anche perché abbiamo un corpo docente di altissimo livello su cui ci si può confrontare e possiamo trarre idee e programmazioni future. Questa è l'Accademia di Belle Arti di Carrara. Diamo e cerchiamo di dare non soltanto a livello nazionale e internazionale il nostro apporto, perché siamo inseriti su dei dialoghi e sulle in qualche modo di gruppi di altre accademie per discutere quello che è il ruolo dell'arte, il luogo della formazione, e anche sul nostro territorio toscano e in special modo di Carrara diamo il nostro apporto culturale, proprio con questo tipo di manifestazioni che hanno una grandissima risonanza e in qualche modo riversano tutto quello che è concetto, la poetica degli studenti, lo riversano sulla cittadinanza. Facendo modo che comunque anche in Carrara e per la cittadinanza, anche non troppo avvezza a quello che è il mondo dell'arte più contemporaneo, susciti un dibattito, in molti casi un dibattito forte. L'Accademia si posiziona a livello internazionale molto bene, anche perché quello che proponiamo noi come corsi, che sono corsi fondamentali per chi vuole apprendere, diciamo, le tecniche di base, è eccezionale. Siamo proprio anche perché ci andiamo a caratterizzare per il luogo in cui siamo. Perciò c'è un'attrattiva incredibile.